Gino e Alessia sono usciti da Temptation Island da single e nel video realizzato, un mese dopo, hanno confermato l'intenzione di non tornare insieme, nonostante lei sia ancora innamorata. Quella persona l'ho amata tanto e la amo ancora, ma non so che effetto può fare vederlo. Non lo vedo da quando abbiamo fatto il falò, sto cercando di andare avanti. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Lo odio ma mi manca, un mix di emozioni. Sono arrabbiata e delusa. In questi giorni Lino che durante la registrazione, un mese dopo, aveva dichiarato di non sentire la necessità di rivedere Maika, ha confermato via social di stare proprio insieme a lei. E la reazione di Alessia non è tardata ad arrivare. Vi chiedo la gentilezza di non mandarmi niente che riguardi Lino, ha scritto su Instagram, non mi interessa con chi sta e dove sta. È una persona che non mi appartiene più. Libero di fare ciò che vuole, basta solo che non nomini il mio nome. Siamo molto diversi, io non sto insieme a persone di cui sparlo, lui sì. So che lo fate in buona fede, ma è inutile che mi mandate la foto perché basta che apro TikTok. Credetemi che non mi fa né caldo né freddo, se me ne fregava Alessia si era messa nel treno. A me fin quando fanno stare tranquilla, stanno tranquilli loro. Perché lui sa quello che ho nelle chat. Solo con la tentatrice può stare. Sono come le scatole del latte. Hanno la scadenza. Ciò che mi contraddistingue è la coerenza. Sono una persona che dice ciò che pensa sempre, nel bene e nel male. E se parlassi io, con tanto di prova, si distrugge il gruppetto. Quindi ora lascio giocare, poi un giorno ci divertiremo, Lino ora è dimagrito, lui, ero grasso per piacere ad Alessia. Lino ora è visibilmente dimagrito e quando gli è stato fatto notare lui ha così risposto, ricordo che chi mi chiamò chiattone era lei in primis, che diceva che gli piacevo grasso e non magro. Sono ingrassato per accontentare i suoi gusti estetici, se vuoi puoi anche domandarglielo. Una risposta che non è piaciuta ad Alessia, ma è mai possibile che su ogni cosa devi fare di tutto per parlare di me? Mentre io non ti nomino neanche lontanamente perché la soddisfazione non te la darò mai. È passato più di un mese e mezzo, invece di rispondere ai commenti che menzionano me, rispondi a quelli basati su di te. E basta,